mezza e mezzata. Sì. Là c'è solo Barolo. Psst, mamma mia. Dalla parte di lì c'è solo Barbaresco. Fermi dove vuoi. Qui è praticamente tutto Barbaresco. Ma che annate ci sono? Hai da più o meno da che annate? Su Barbaresco poco di vecchio e parto al 95. Dal 95. Barolo parto dal 61. Ma mi vuoi anche fine, Dal 61, porca miseria. Ma hai anche delle cose straniere o. Ma sono i bianchi? Chi sono bianchi? Bianchi passiti nelle mie tardive sotterra, i suoi. Mette lei, Fauger? Andiamo a giocare bene. Bellissimo. Ma i swine anche canadesi o? Sì. Bello questo muro così. Nel climatizzatore lo fai andare solo d'estate o anche? No, sull'estate. Sull'estate. Adesso sono pochi giorni che lavoro. Ma adesso, perché prima non faceva caldo. Adesso invece. Sì, sì. E qui ci sono, scusa? Qui sono bollicine. Tutte bollicine? Sì. E poi qui ripartono i rossi, c'è di nuovo un po' di tutto. Qui proprio sono. C'era un sommelier. Però hai prevalenza Piemonte comunque. Sì, ovviamente. Per essere. Però è bello perché uno comunque quando ha piacere di venire qua, oltre al Piemonte, può anche degustare qualcosa di diverso. Ma diciamo che i fuori Piemonte, gli stranieri servono per gli italiani. Gli stranieri bevono tutto Piemonte. Solo Piemonte. È difficile che uno straniero ti chieda un toscano o un altro vino. O magari può essere quello appassionato, che comunque vede dei vini interessanti che da altre parti qui non trova, allora. Però. Di solito dipende da. No? Da che anno che siete aperti? 18 dicembre 2002. Avete fatto passi da gigante allora. Mamma mia. Non lo in poco so. Tempo. Non è facile raggiungere una qualità così alta in così poco tempo. Complimenti. Sia a livello di cibo che di vini. Complimenti. Praticamente è proprio questo.